Salve a tutti ragazzi, sono LuxK94 e bentornati su Harry Potter e la pietra filosofale. Allora, nell'ultima puntata ci eravamo fermati qua, subito dopo la lezione di pozioni. E adesso dobbiamo andare a affrontare la lezione di difesa contro le arti oscure, che è precisamente qua. Scusatemi la voce ragazzi, ma ho un po' di problemi di gola. Quindi non ce la faccio a parlare col mio solito tono. Comunque ragazzi, ho provato per curiosità a vedere cosa c'è dopo. Questa sfida per raggiungere l'aura di rifiuta contro le arti oscure è qualcosa di mostruoso. Non so come si è avuto in mente i programmatori di fare questa zona. Questa sfida dei libri semplicemente ridicola. Io lo dico, per me è veramente una perdita di tempo mostruosa questa sfida dei libri. Soprattutto perché occorre abilità con i salti, ma i salti sono automatici, quindi hanno una lunghezza stabilita. Salta quando vuoi, quando vuole il gioco. Cioè, ragazzi, per me non ha molto senso questa sfida. Olè. Via. Fammi prendere le gelatine. Dai. Olè. Perfetto, è una andata. Però ci sono lettere di due sale. Dopo quella c'è anche questa. Ok, scendiamo un attimo a prendere queste gelatine perché il tempo ce l'abbiamo ancora per fortuna. Però non so se queste gelatine poi si possono riottenere dopo in qualche modo. Per cui voglio mettere prendere tutte le gelatine possibili. Ok. Cavolo. No, dai. No, dai. Dai, su. Libercoli. Dai, uno. Due. Dai, su. Sì, ce l'abbiamo fatta. Benvenuto, giovane P Potter, alla lezione di difesa contro le arti oscure. Sei arrivato appena in tempo. Grazie mille, Ai professore. vostri posti, È stato un ragazzi. miracolo. Io sono il professor Raptor e questa è la lezione di difesa contro le arti oscure. Puoi iniziare tu, Harry. Grazie. Oggi impareremo un incantesimo molto potente, il Verdimilius. Preparati! Vediamo un po' come ce la caviamo. Bravo! Eccellente! Ok, la prima è abbastanza semplice. Perfetto! E vediamo un po' il secondo. Concentrazione, Seconda per sequenza. favore, sarà molto difficile. Va bene, se lo dici tu, professore. Non ci siamo! Bravo! Eccellente! Dai, su. Perfetto! Perfetto. Perfetto, anche la seconda sequenza è andata. Fai attenzione a questo. Terza sequenza. Oh, cielo! No, ho sbagliato. Continua a provare. Dai. Bravo. Ok. Ho capito. Eccellente.
Dai. Perfetto. Ok, ce l'abbiamo fatta. Potete entrare nella camera uno alla volta per provare a lanciare l'incantesimo Verdimilius. Molto volentieri, proviamoci. Adesso, Harry, vediamo come ti difendi dalle arti oscure. Per prima cosa, lancia l'incantesimo Verdimilius verso l'oscurità. Osserva il bagliore generato dal Verdimilius, che spinge indietro le tenebre illuminando la via. Segui il sentiero rapidamente. Il tuo incantesimo respinge le tenebre solo per un breve periodo di tempo. Va bene. Buona fortuna, giovane mago. Va bene, allora direi di farlo subito. Verdimilius! Ok, ce l'abbiamo fatto. Più o meno l'effetto dell'humus nel videogioco originale. Eccellente! 5 punti per Grifondoro. Grazie mille. E poi direi che possiamo andare. Harry, sono ore che aspetto. Abbiamo appena finito lezione, dai. Silente ha detto che l'accesso alla parte superiore del castello è vietato a tutti gli studenti. Deve essere proprio lì che si trova l'oggetto rubato. Dividiamoci e cerchiamo una via per arrivare lassù. Buona fortuna, Harry! Cioè, sul serio? Dove è finita l'Hermione che si preoccupava più che piuttosto che preferiva morire piuttosto che farsi espellere? E tu la prima cosa che dice è cerchiamo una via per andare in quella zona proibita. Ok. Vabbè, però io prima di andarci, magari la facciamo nella prossima puntata, direi di fare la prova che era fatta apposta per dal professor Raptor, del Verdimilius. Sono delle gelatine qua sotto, non le vedo. La dobbiamo scendere. E andiamo. Verdimilius! Ok, là vedo che dobbiamo raggiungere quella porta. Olè, dobbiamo raggiungere questa porta, penso. Ok, si è chiusa dietro di noi. Ok, e qua c'è Nick. Andiamo un po'. Qualcuno ha lanciato degli incantesimi di magia nera, Harry. Devo ammettere che tutto ciò è molto curioso. Abbastanza, direi. L'uscita del sotterraneo è bloccata da un'orribile serie di maledizioni. Magia nera, non ho dubbi. Ci sono 4 maledizioni. Per poter aprire la porta, devi neutralizzarle tutte. Le maledizioni vere e proprie sono nascoste nel sotterraneo. Una volta individuate, utilizza il tuo incantesimo respingente per neutralizzarle. D'accordo, grazie mille Nick per il tuo consiglio. Devo dire che questa qua mi sembra un sacco una di quegli enigmi che è presente in Shadow Warrior. Le varie anatemi demoniaci che bloccano le porte per andare avanti. Tu devi rompere le statue con la katana per trovare, per aprirla. Mi ricorda molto quella, una cosa del genere. Allora, qua c'è il calderone per fare le pozioni. Però noi siamo con la vita al massimo. Al massimo se c'è bisogno lo accendiamo e la facciamo poi dopo. Però direi di andare avanti e perdere poco tempo adesso. Oh, quel livellino di Potter. Io sono Fix Potter. Ti consiglio di non scherzare con me. Giovane Potter, sei così brutto. Ma cosa ci vuoi fare? Tutti dicono che in uno zoo tu dovresti restare. Se guardi in uno specchio, in mille pezzi andrà. L'unica soluzione è un sacco che la faccia ti coprirà. Signore e signori, Pix il Poltergeist, uno dei personaggi che chi ha letto il libro conoscerà sicuramente perché è un personaggio assurdo e anche molto simpatico.
Peccato che nei film nessuno dei registi l'abbia mai voluto inserire. Vabbè, non importa. Allora, qua ci sono. Devo andare da questa parte, però direi prima di tutto di andare da quest'altra parte. Allora, qua c'è nient'altro. Saltiamo qua sopra. E qua c'è una prima porta. È abbastanza labirintico questo posto. Vediamo un po' dove ci porta. Aspetta. Ah, ecco, infatti avevo visto qualcosa di strano. Via, prima maledizione, perfetto. E via una. Adesso siamo a posto per la prima. Adesso dobbiamo trovarne altre tre. No, vorrei scendere però senza farmi male. Ok, no, non mi faccio male. Ok, qua ci sono un po' di gelatine. Semplicemente spostiamola. Perfetto. Nient'altro, qui c'è una porta però da questa parte. Ci sono un po' di tartarughe, lumache di fuoco. Sembrano tartarughe qua. Io mi ricordo le lumache della... no, usiamole dopo magari se c'è bisogno, visto che ci sono le lumache di fuoco. E tra l'altro sembra di essere finiti direttamente nelle Follie dell'Imperatore. Con il... con i pavimenti di ghiaccio, qualcosa di melma. Madonna mia, come scivoli. Ok, è anche un po' in spyro, sempre anche con i propri pavimenti di ghiaccio. Vai su, ora. Fortuna è veloce a muoversi. Guardate, semplice evitarli. Aia. E via la maledizione gialla, perfetto. Perfetto, e siamo a due. Adesso dobbiamo toglierne altre due. Vai, su, veloce. Veloce, aia. Porca miseria, che male. Per fortuna... Ah, no, non sono qua. Sono da questa parte. Ecco, meno male che l'ho tenuta per adesso. Adesso posso mangiarmene e recuperare un bel po' di vita. Una e due, perfetto. Meno male che l'ho tenute per dopo. Beh, ok, allora di qua. Di qua stiamo. Però direi di andare a questa porta che non avevamo aperto. Oh, to, un'altra cioccorana. Ah, ok, siamo finiti dall'altra parte. Perfetto, perfetto, perfetto. Quindi, questa qua la porta si esce. Noi passiamo da qua, saltiamo sul calderone e dobbiamo tornare indietro, visto che di là c'era solo la porta. In quella spazio là ho visto niente. Quindi adesso è il momento di saltare su questi altri calderoni. Saltare qua sopra è molto più semplice, visto che saltare su quei calderoni là nella melma della scorsa puntata. Meno male che ti ho visto arrivare. Avresti potuto farmi prendere un colpo se non ti avessi visto in tempo. Allora, poi di qua. Qua sotto. Qua sotto c'è il vuoto, quindi passiamo sui tavoli. Veloce. E vedo una bella armatura che qualcosa mi dice che si attiverà, non è vero? Non dovevo salire. Aia. Esattamente. Meno male che in più ci danno punti, quindi meno male che ne abbiamo abbattute. Sono delle gelatine? Qualcosa? Niente? Ok. Allora, poi saliamo qua sopra. Ci prendiamo quest'altra gelatina.
E direi di... Allora, c'è un cunicolo che scende sotto e una porta. Io direi di prendere prima la porta. Passiamo prima di qua. Allora. Ok, spacchiamo quella. No. Perfetto, vai. Veloce. Ole. Addio. Perfetto, ci prendiamo tutte le gelatine. Siamo quasi arrivati alle gelatine per la parola d'ordine. Sì, mancano 9. E distruggiamo la terza maledizione. Via. Perfetto, siamo anche alla maledizione rossa andata. Rimane solo quella blu, che penso che a rigor di logica dovrebbe essere là sotto, no? In quel cunicolo che scendeva. Ok, abbastanza labirintico però questo posto. È difficile trovarci se ogni tanto. Scendiamo. Ok, allora. Di qua, tavoli. Tavoli che scendono, ok. C'è un'armatura, c'è una seconda armatura là. E io direi di un attimo di scendere perché voglio. Ah, vabbè, tanto c'è una cioccorana. Perché voglio abbattere quelle armature. Mi servono punti. Visto che sono l'unico a portare punti per Grifondoro. Via. Altre gelatine. Perfetto, chissà se riusciamo a andare poi a prendere anche la parola d'ordine da Fred George. Oramai siamo qui, abbiamo quasi finito. E tra l'altro dovremmo riuscire anche a trovare altre gelatine blu per ottenere l'altra parola d'ordine ancora. Adesso, qui è bello stretto invece. Cioè che mi devo mettersi proprio sul lato. Una. E due, perfetto. Addio armature possedute. E qua è area blu, quindi ci dovrebbe essere la maledizione blu. Qua sotto? Oh, quante cioccorane, quante? Via! Perfetto, ce l'abbiamo fatta. Abbiamo. Ah, vabbè, prendiamole anche se non servono più a nulla. Perfetto, adesso quindi dovremmo poter uscire dal sotterraneo. Dove siamo entrati? Allora. Però più che altro adesso trovarci l'uscita per i sotterranei. Adesso ho capito dove saranno quei due tavoli. Porca miseria. Superare questa zona probabilmente sarà la parte più difficile. Ah, non neanche più di tanto. Mi sa che possiamo saltare qua sopra e poi saltare qui. Ok, no, no, era molto più semplice di quanto pensassi. Pensavo che l'altro tavolo sembrava troppo alto per poterlo raggiungere. Ok, poi siamo entrati. Dobbiamo saltare su quella balconata. Questa qui. Che di là si va verso dove c'era la maledizione rossa, mentre noi siamo entrati da qua. I tavolini. Sì, siamo sulla via giusta. E andiamo di qua. Dopodiché, calderone. Altri calderoni. E siamo entrati da là, giusto?
No, non siamo affatto entrati da qua. Questa era l'altra zona. Siamo entrati da qua sotto? Sì, siamo entrati da quel corridoio. Sì, adesso comincio a ricordarmi. Veramente, ragazzi, io ho una memoria un pochino cortina e questa zona è abbastanza labirintica. Ok. Siamo, però non abbiamo vita al massimo, tanto non possiamo più tornarci qua dentro, per cui faccio, proviamo a fare la pozione. Dai. Facciamo meglio dell'altra volta ancora. Olè, buona, buona. Ok, scusatemi ragazzi, ma se un attimo ho buggato l'audio, devo togliere la musica. Mi dispiace ragazzi, ma... No, però... No, aspetta, ho tolto la musica. No, aspettatemi. Oh no, aspetta un attimo. Ok. Ok. Scusatemi ragazzi, la musica è bellissima, però si era buggata. Per cui io non intendo rovinare il mio dito, né tantomeno il vostro. Mi dispiace, ma sarà così. Ah, ma se hai tolto anche l'audio loro, ma c'è detto solo musica, non effetti. Che noia. Vabbè, per fortuna che ci sono i sottotitoli. E diciamo poi che fa veramente... che non sono mai contento più di tanto di sentire la voce di Nick. È veramente brutta dopo un po'. Vabbè, non importa. Ah, ecco, siamo arrivati della... Siamo arrivati dove ci sono belle di un bel po' di gelatine. Oh, non esiste neanche più, mi sa che siamo al massimo. Forse dovremmo poter raggiungere... Ah, siamo qua sopra. Siamo qua sopra. Si è sistemato l'audio intanto. Fammi sentire piano. Ma non sento più niente. Un po' allora. Da questa parte, no? Sì, al castello. Ah no, aspetta, Fred e George dov'era? Ah no, aspetta, Fred e George erano dall'altra parte per la... per la parola d'ordine. Erano dall'altra parte nel sotterraneo. Da questa parte. Sì, infatti alla sala del ritratto. Ottimo. Fred e George infatti sono lì. Ehi Harry, hai trovato le gelatine tutti i gusti più uno verdi? Ottimo lavoro. La parola d'ordine per il ritratto è mistificazione. Grazie mille ragazzi. Chissà cosa volete farne con le gelatine che vi do. Mistificazione. Molto bene ragazzo, hai trovato la parola d'ordine. Cioè non sembra neanche un uomo. Qui dentro sarai al sicuro. Non sembra neanche un uomo. E come donna e come uomo è orribile quel ritratto lì. Io un po', qual è il bonus? Armatura da 15, protezione extra contro i bolidi, indispensabile per le partite di 15. Grazie! E abbiamo ottenuto anche queste, quindi. Ottima cosa. Bene, bene, bene.
Ok, adesso possiamo anche... Compare? Sì, compare anche quello. Qui abbiamo ancora due bonus, tra l'altro, da ottenere. Ok, cominciamo ad andare verso l'aula. Anche se penso che mi sa che poi appena giunto a metà strada, prima di entrare nella torre per andare a trasfigurazione, possiamo anche interrompere la partita. Però almeno usciamo ai sotterranei, che penso non dovremo più affrontare, almeno per il momento. Vedremo. Vediamo un po' qual è il primo libretto che troviamo. Penso nella sala comune dei Grifondoro. A me, ma non posso dire che va a cadere ancora qualcosa. Ok, sì, era proprio quella porta lì. Quindi almeno sappiamo dove dobbiamo andare. Perfetto, molto bene. Adesso però direi di andare nella sala comune dei Grifondoro e salvare la partita. Quindi da questa parte. Ah, Wingardium Leviosa. questa candela sempre fuori posto. Wingardium Leviosa. Non succede niente. No, succede niente, va bene. Caput Draconis. Vabbè, non importa. Allora, sappiamo dove dobbiamo andare per la prossima puntata, ovvero la lezione di trasfigurazione, però per il momento direi che possiamo raggiungere il libretto che è qui e salvare la partita. Quindi ragazzi, per il momento possiamo anche interrompere qua, come tra l'altro poche puntate, siamo già praticamente a metà gioco, non penso che ci sarà ancora molto, sarà un gioco molto veloce. Comunque, qui dagli Octeschi 94 per il momento è tutto, ci rivediamo al prossimo video, ciao a tutti ragazzi!